Signore di pietà. Preghiamo. O Dio, che nel grande disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse la luce, l'autore della grazia, e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e diventa con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno si partirà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastoni, piedi a posto salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu gli assicurerai la pace. Pace, perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una luce eterna, perché Egli ha battuto coloro che hanno fatto in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, la rasa al suolo. I piedi da calpesta sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. E questa è la bocca del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la virtù. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio, Egli ci illumina. Benedetto colui che viene. Sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa
Sulla sabbia cadde la pioggia, straimarono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Yeah.
solo due topi principali, però uno nello specifico, proprio nostro, nostro cristiano, che riguarda Gesù, qual è? Muoiono tutti, è vero?
come Gesù, e lui sarà assunta in cielo. Tant'è vero che il corpo della Madonna, dove sta adesso? Il corpo della Madonna, dove sta? Del tabernacolo sta. Che sta a fare il tabernacolo? Del tabernacolo c'è l'Eucaristia. Non è che c'è come il tabernacolo Gesù, poi Gesù sì, perché là, c'è il corpo suo, il corpo eucaristico di Gesù. Sarà però la donna, lo sa del tabernacolo, lo sa, fa fianco al tabernacolo. Però il corpo suo dove sta? In cielo. Quindi in cielo, in paradiso, c'è il corpo di chi? Il corpo di Gesù? Il corpo di Gesù? Qual è Gesù? Gesù? Corpo e risorto. E poi c'è il corpo di Maria, un corpo che è morto e risorto e sarà assunto in cielo. Ed è un corpo glorioso, bello, tant'è vero che quando la Madonna è apparsa, sapete a Lourdes e a Fatima, i pastori Santa Bernadetta, che ha visto la Madonna con i suoi occhi di carne, diceva che era una donna bellissima, splendente, luminosa, più del sole, più della luna, bellissima, perché il corpo della Madonna è un corpo bellissimo. Siccome lei è stata sempre buona, il suo corpo è diventato un corpo glorioso, bellissimo, a immagine del corpo di Gesù. Quindi corpi, diciamo così, capirci. In paradiso cioè, ci sono tanti spiriti, c'è Dio, ci sono gli angeli, ci sono gli animi dei santi, oppure delle persone buone, e poi insieme abbiamo il corpo di Gesù e il corpo di Maria. Bene, quindi questo è una seconda verità di fede. Poi ce ne sono altre due, vediamo un po' quali sono. Vediamo quali sono. Perché la Madonna è immacolata? Perché c'era bisogno? Io non riesco a capire come mai Dio può fare discriminazioni tra le persone. Cioè io ho peccato originale e la Madonna senza peccato originale. Non ho capito perché sono fatto. Io per questo dico, che peccato ho fatto? A nascere con peccato originale? Era la Madonna no? E allora perché era una scelta? Perché era più brava? Non ho capito. La più brava delle donne, lasciamo stare ora. Mi piace un commento sulle donne, ma lasciamo stare, però adesso creo una sollevazione umana, sono così. Va bene. Yeah.
Gesù, e Gesù, siccome è Dio, Maria è la madre di... Ecco qua, bravissimi, eh? Poi siamo arrivati a queste cose qua. No, è una cosa che mi enfatizzo, eh? Però che pensano fare questi ragionamenti, voi siete bravi, però io lo so, no, se no, mi dispiace. Ora, Maria è la madre di Dio, Maria è la madre di Dio. Poi, siccome ecco, Dio ha voluto rendere bella questa casa, ha fatto in modo che Gesù andasse nel suo tempo come? Tutto questo argento, questo oro così luminosa, sembra così lontano, così
di farci diventare santi così come è stata lei. Grazie.
Padre onnipotente. Accetto, Padre, la nostra unica offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre, e con l'apporto operare del tuo Spirito, trasforma il sacrificio finale dei peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione serve fino in fonte perenne di ogni grazia e benedizione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. E anche i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro potere forte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te Signore Padre Santo e Dio ed Eterno per Cristo Signore nostro. Vero Dio, vero uomo, egli è l'unico mediatore fratelli uomini, sempre vivo in intercede del nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza è voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna, di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore è il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da dotare la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca, madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Ricorda, Signore, dei nostri fratelli defunti, Marta, Maria, Ignazio.
Ignazio e Maria, e di tutti i punti che si affidano alla tua bellezza, metti a godere la luce del tuo volto, che tu chiami misericordia, donaci le parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, e donna di unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto della Vergine Maria Immacolata, di aderire interamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione, per Cristo nostro Signore. Adesso tutti i ragazzi di qui, anche in seconda lega, verranno qui davanti alla Madonna per affidarsi a lei e per pregare la Madonna per le necessità che vorranno porgere con la sua preghiera così potente verso il trono di Gesù. Della nostra famiglia.